Sono a Charleston da 4 giorni, questo è l'ultimo giorno. Sono molto contenta di essere stata invitata qui perché innanzitutto non ci sono mai stata e poi perché è un'esperienza diversa dal resto dell'America, è veramente il sud dell'America. Ieri sono stata, grazie al festival e grazie a Giovanna De Luca che ha organizzato, alla Plantation e per me è stata un'esperienza di cui avevo letto tanto nei libri, ma adesso l'ho vista. La città è veramente particolare, con delle bellissime case e una bellissima atmosfera. Credo che la mia diversità stia nel preparare in maniera quasi ossessiva il film prima di girarlo e di fare l'esperienza di cui parlo nel film, nel senso che io non riesco a parlare di qualcosa che non conosco. Questo film, per esempio, parla di una donna che fa la formatrice aziendale e io sono stata un anno per aziende, facendo l'assistente di formatori proprio per capire cosa avveniva, per poi mettere in scena qualcosa di vero. Credo forse questo. E la seconda cosa rispetto al cinema americano, che credo di essere veramente un filmmaker, pur tenendo presente le esigenze dell'industria, ma lavorando con troupe piuttosto ridotte. Credo che le influenze siano state del cinema italiano e del cinema francese, nello specifico Michelangelo Antonioni e Jean-Luc Godard. Vorrei che si dicesse di me che faccio film sul presente e sulla modernità.